La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Pescara in visita alla Fondazione Paolo VI ha risposto con chiarezza alla domanda di sostegno delle famiglie e degli operatori nella delicata assistenza dovuta ai bambini e ai ragazzi autistici. La Fondazione Paolo VI è presente su questo fronte con 7 centri e segue più di 400 bambini. Determinante è così la tempestività dell'approccio a questa difficoltà e la capillarità. La capillarità nel territorio dell'offerta sanitaria è un passaggio fondamentale. È un passaggio importantissimo, quello su cui in particolare si sta investendo anche attraverso il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità, la possibilità di monitorare, intercettare i primi segnali del disturbo non è solo un'opportunità per poter intervenire il prima possibile, ma per poter costruire un percorso che abbia anche più potenzialità di successo nel benessere della persona. È importante che questo avvenga, quindi creando quelle reti di tutti i servizi che a livello territoriale possono intercettare questi segnali. Fondamentale rivolgersi alle strutture che hanno la competenza poi per poter fare una diagnosi che sia davvero una diagnosi efficace e precoce. Lo Stato dunque c'è e c'è passando per un ruolo chiave che è quello della sussidiarietà, della creazione, cioè di una vera e propria rete di vicinanza. Io plaudo a questo sistema di sussidiarietà che la nostra Costituzione da subito ha posto in campo, la possibilità di creare una rete di sussidiarietà che integri il lavoro delle istituzioni con il lavoro del terzo settore, del mondo delle fondazioni, dell'associazionismo delle famiglie, fa parte della scelta della nostra democrazia di un impegno comunitario fatto attraverso la costruzione e il rafforzamento di reti di collaborazione, di cooperazione e di integrazione. Ecco il segno diciamo, di una capacità dell'Italia di farsi prossima alle bambine, ai bambini, alle donne, agli uomini che la abitano, ma soprattutto di riconoscere che in quella dignità, che a quella dignità che viene riconosciuta alle persone, deve conseguire un impegno collettivo di tutti. Ma sono necessari anche servizi di sostegno alle famiglie e questo è stato rimarcato dalla ministra. È proprio in un sostegno integrato dell'accompagnamento della persona, fin dai primi anni di vita all'età adulta. Le famiglie non devono sentirsi sole e le bambine e i bambini autistici devono sapere che possono contare sulla nostra comunità per poter trovare una comunità pronta non solo ad accogliere i loro sogni, i loro desideri, ma ad accompagnarli, a entrare a far parte pienamente con la ricchezza che noi sappiamo possono portare e di cui noi riteniamo di dover avere bisogno. E infine, ci sono tra i bambini che fuggono dall'Ucraina chi ha bisogno di sostegno proprio per queste difficoltà? L'accoglienza che stiamo costruendo per la popolazione ucraina, in particolare per le bambine e i bambini, è un'accoglienza a tutto tondo, integrale ed integrante. Noi vogliamo mettere in campo la straordinaria ricchezza della rete di solidarietà del nostro paese.